Primi tre punti casalinghi per la Nocerina contro il Budoni. La gara termina 1-0 grazie alla magia di Lorenzo Liurni. Accade tutto nel secondo tempo, dopo un primo tempo dove la Nocerina si è trovata in vantaggio numerico ma non è riuscita ad approfittare della situazione. Mister Esposito deve fare i conti con gli infortuni, infatti Petti out e Parravicini affaticato in panchina, e schiera in attacco in maniera inedita e Battagui lo guida e Caccavallo. Risponde il Budoni con Capitan Farris e in attacco Guelier. Provarci al terzo minuto sono gli ospiti con un tiro da parte del centrocampista del Budoni che però non impensierisce minimamente Venturini. La risposta della Nocerina non tarda ad arrivare, all'ottavo minuto su un calcio di punizione Garofalo la mette in aria, esce con i pugni Marano che la smanaccia e rimessa laterale. Molto nervosa la squadra di mister Cerbone, al 22esimo resta addirittura in 10, infatti Amogù dopo un fallo su Rossi viene ammonito per la seconda volta e si becca quindi il cartellino rosso dopo 20 minuti di gioco. Al 28esimo la Nocerina trova addirittura la via del gol, tiro di Caccavallo dopo un'azione personale, papera di Marano che non la trattiene, sul tapin e il Battagui la mette dentro, ma per l'arbitro è fuori gioco, rete annullata. Al 38esimo la Nocerina deve fare a meno anche del portiere Venturini, che su un'uscita alta viene letteralmente travolto in maniera fallosa da Guelier. Il portiere rimedia una brutta botta al volto ed è costretto ad essere portato all'Umberto I, viene sostituito da Fantoni e la gara praticamente termina lì. L'ultima occasione del primo tempo arriva con Caccavallo che di poco la manda fuori al 41esimo, dopodiché non accade praticamente nulla, il primo tempo finisce 0-0 tra qualche mugugno. Nei secondi 45 minuti la Nocerina parte forte e ci prova con uno spento il Battagui che calcia dalla distanza ma centrale, nessun problema per Marano. Ci prova al 61esimo ancora la Nocerina, questa volta con guida. Di nuovo tiro centrale e di nuovo parata del portiere del Budoni. Al 62esimo contropiede del Budoni è architettato da Lancioni che si invola verso la porta difesa dal portiere Fantoni che in uscita bassa però chiude tutto e blocca la palla. Al 65esimo il Budoni potrebbe passare clamorosamente in vantaggio, disattenzione di Crasta e Bammaccaro si invola verso la porta dribblando il numero 2 rosso-nero. Sul rientrare sul suo piede però prova a calciare in porta ma Mazzei chiude stoicamente e salva la Nocerina. Mister Esposito cambia le carte in tavola e mette anche il numero 11 con l'ovazione del pubblico Liurni, il quale al 72esimo ripaga la fiducia del mister, va a rubare un pallone al centrocampo, messo a terra, sul rimpallo, viene favorito, si invola in aria, salta un avversario e col sinistro calcia una saetta tra le gambe di Marano, 1-0 e tributo al San Francesco. Rivediamo la giocata di Liurni con replay di Peppe Davino. Il Budoni non si perde d'animo, all'81esimo ha l'occasione subito per pareggiarla. Lancioni a tu per tu con Fantoni, però la calcia clamorosamente sull'esterno della rete. All'83esimo la Nocerina potrebbe chiuderla, dalla sinistra infatti viene innescato Parravicini da Rossi, il quale però non riesce a concludere bene la manda sul fondo. All'86esimo a solo del capitano Agostino Garofalo, che si sistema la palla sul sinistro e calcia una staffilata verso il 7. Marano però è stoico e la riesce a togliere dall'angolino, mettendola in calcio d'angolo. Più da segnalare, dopo 6 minuti di recupero e molti crampi tra i calciatori della Nocerina, i rossoneri portano a casa la prima vittoria casalinga, portandosi momentaneamente, vista la concomitanza delle altre partite, al primo posto insieme alla Cavese.